Mister, settimana particolare come tutte quelle in cui si riapre il mercato, arrivi, partenze. Come arriva però Giulianova alla delicata sfida di domani? Ma finalmente in questi ultimi 2 giorni abbiamo lavorato con quasi tutta la rosa al completo, abbiamo disponibile solo le noci e sarà convocato di nuovo finalmente Battaglia, anche se dobbiamo vedere ancora un pochettino bene la sua condizione, però è in fase ormai di guarigione, quindi lui sta recuperando bene dall'infortunio e aspettiamo ancora questa notte perché domenica scorsa abbiamo avuto, sabato scorso abbiamo avuto un po' di sorprese appena ci siamo svegliati con l'assenza di Luca, però domani dovrebbe essere a posto la rosa. Sono arrivati dei giocatori nuovi che non è stato un mercato di riparazione, ma bensì un mercato di rafforzamento, perché la squadra già stava andando bene, non aveva bisogno di tantissime cose se non rafforzare e prepararsi per il girone di ritorno, che sarà veramente molto agguerrito come tipologia di torneo. Che squadra è la Sant'Egidiese? Ma secondo me è una squadra che ha raccolto molto meno di quello che, diciamo, ha prodotto in campo. Ho visto delle partite dove loro veramente meritavano molto molto di più. Ci sono giocatori che comunque hanno fatto bene questa categoria anche di più, e quindi sapranno sicuramente affrontarci in maniera adeguata dal punto di vista loro. Noi invece dobbiamo ricominciare subito con una vittoria dopo un pareggio e cercare poi di fare ancora bottino pieno giovedì prossimo. Però l'attenzione massima è domani perché la Sant'Egidiese su un campo in erba molto grande è molto molto pericolosa.